Buongiorno amici miei, buona domenica. Oggi due ospiti che io voglio bene, Salvo Castagnino e Silvia Serra, giusto? Ecco qua. Silvia Serra è una commerciante, Salvo Castagnino è un commercialista, ma è un politico, già consigliere comunale, insomma tanto. È l'unico a Siracusa, ve lo dico con tutto il cuore, che fa opposizione. Perché la oggi o se ne è chiettato col sindaco, o sono scomparsi o sono anche deceduti. Io vi chiedo scusa perché porto questi occhiali scuri, perché sono da una diretta durata due ore ieri per l'infiorata di Noto, condotta dalla nostra giornalista Stefania Calanni, che io ringrazio, è stata superlativa, bravissima. Ma anche devo ringraziare il sindaco Bonfanti, perché io buttare la miseria, scusate che se mi incazzo, ma come può essere nei comuni Noto, Medilli, Bucchieri, Avola, Palazzolo, sempre fanno attrazioni, spettacoli, anche se c'è il coronavirus. Gli esseri usa non si fa mai niente. Questo sindaco di Siracusa, Francesco Italia, scusate il mio poco, veramente. Questo sindaco di Siracusa non fa altro che apparire una volta perché c'è scritto Papa, che poi il Papa aveva scritto alla signora, una volta perché si è affacciato in un balcone di Viale Teo Tunisi, non mi ricordo, con la faccia di colore, e poi ha fatto fare un video a una cantante che non mi ricordo il nome, come si chiama, Elisa forse, questa cantante, per dire un saluto ai lavoratori. Ma un esusto lavoratore che sono tutti disoccupati, porca dalla miseria, dove è messa? E poi scusa, non fa niente, non è che appare in televisione a dire signori ristoratori, gente che avete gli B&B, alberghi, guardate che stiamo lavorando per questo, non fa niente, non si vede minimamente, solamente fa delle apparizioni di chef, come Salvo sbaglio, è così? No, assolutamente, anche abbiamo un sindaco a Siracusa. Bravo. Ora speriamo che il 28, e adesso tu ce ne dai notizie, speriamo che il giorno 28 si possa muovere qualcosa e se ne va a casa. E qui ci facciamo un spasso. Una cosa volevo dire. La sentenza Inizio, già. Non parlo più. La sentenza già c'è, esiste, e dice che questo soggetto non è mai stato neanche eletto, perché ci sono state fatte truffe in 9 sezioni. Non c'è una sentenza che annulla la sentenza del TAR, c'è una si è pronunciato il CGA sospendendo gli effetti di una sentenza immediatamente esecutiva. Tra l'altro il CGA si è assunto una responsabilità molto grave. Tra parentesi, il presidente del CGA, che è una dottoressa, dovrà praticamente, che ha dato già la sospensiva e dovrà esprimersi definitivamente, era il segretario diretto del presidente del partito nazionale a cui ha aderito qualche settimana prima della sospensiva tale Francesco Italia, che secondo me a Siracusa non è sindaco. Quindi secondo me la procura penale dovrebbe mettere le scimici, verificare una serie di passaggi che si sono già consumati e si consumeranno nel breve termine, da qui a quando verrà espressa si pronuncerà definitivamente il CGA, perché i siracusani devono sapere che il sindaco ha cambiato partito dopo che è stato eletto, è andato a Roma, si è fatto la foto con il presidente del nuovo partito costituito, il segretario particolare di questo presidente, quando tale presidente, non mi ricordo neanche il nome, comunque al governo nazionale, il segretario particolare, sottosegretario, non mi ricordo che cosa era, di questo soggetto, è l'attuale presidente del CGA, che dovrà esprimersi e a cui ha aderito come partito il sindaco di Siracusa. Dei movimenti un po' strani. Sì, questi ci stai dando veramente uno scoop. Non lo sapevamo. Hai fatto No, e ora lo sapete. Bravissimo, bravo. Silvia, ti chiedo scusa, tu sei una commerciante. Possiamo dire che attività svolgi? Perché puoi fare la pubblicità, perché qua siamo per gli amici. Che attività Allora, svolgi?
La ditta non è mia, ma è di mio fratello, quindi diciamo che è come se lo fosse. A Panineria Poldo. Ah, Sì, famosissima. Mi pare che sia Milano. la storica Panineria Poldo, sì, di Piazzadda. Piazzato Viarno. Piarno, precisamente. Perfetto, bravo. Ascolta, vi siete trovati in occasione di queste normative che ha dato il governo Conte? Non ricevo un sindaco perché il sindaco non mi è stato mai vicino ai commercianti. Beh, quando ha emanato il primo decreto, noi potevamo rimanere aperti con le consegne a domicilio, ma vista la gravità che c'era in Altitalia e che avevano detto che si sarebbe a breve passa anche in Sicilia, noi abbiamo preferito chiudere. In questi 40-50 giorni di chiusura, non c'è stato alcun aiuto da nessuna istituzione. Quei famosi 600 euro di cui tanto parlavano sono arrivati dopo circa 2 mesi, quindi lasciamo immaginare un'attività che non produce e quali costi escono fuori, perché c'è un affitto, ci sono i fornitori e tante altre cose. Sono arrivati solo quelli. Però voglio dire, la cassa integrazione di cui tutti parlano. Dov'è? Lasciamo stare il commerciante, lasciamo stare. Ma la cassa integrazione è che tutti aspettano dov'è? E per giunta il sindaco ci dice che adesso arriverà da pagare la Tari e lui ci invita a pagarla per intero. Ma Perché come si. scusa Silvia, perché lui ha detto che a Siracusa c'è gente con i soldi che può pagare, quindi pagate la Ma che rata tutta per intero. lui. Ma che dai la casa, che pagavo per intero. Io per esempio mi è arrivata da me e a 40 euro mi pare in tanti mesi, a 40, io ti pago 40 euro, perché sappiamo che cosa succede. Guarda, mi chiama poi la spazzatura, cacca, siamo tutti rovinati, vai, vai, salvo, vedi. Poi Visto che c'è gente che la può pagare benissimo lui per tutti noi, visto che dice brava, queste brava. statistiche. Non è che fa un atto di forza, si incatena e dice io sono a favore dei commercianti. Non Allora. a me. Dimmi. Scusami. Allora, la prima cosa che doveva fare questo essere umano, perché essere umano è, a mio avviso, torno a dire, non è il sindaco, ma purtroppo ha riconosciuto questi poteri, era un'operazione che chi amministra un'azienda è, quando sei sindaco, sei l'equivalente dell'amministratore, però del comune, doveva immediatamente convocarsi l'azienda con cui ha il contratto di raccolta rifiuti, per la quale noi paghiamo la Tari, che serve a pagare questa azienda, che giustamente eroga un lavoro, eroga un servizio e va pagata. Ma la prima cosa che doveva fare costui era convocarsi l'azienda in un tavolo e dire: siccome c'è un'emergenza, che è uno di quei fatti imprevedibili, così come clausola di tutti i contratti pubblici, e se non l'ha messa, si assume la responsabilità. Quindi, siccome c'è l'evidente presenza di una pandemia, dobbiamo rinegoziare il contratto. E tu mi dirai: e perché? Che c'entra? Salvo, te lo spiego subito. Metti, ad esempio, facciamo l'esempio della panineria Poldo. La panineria Poldo paga la Tari sulla scorta di una proiezione di rifiuti prodotti e rifiuti raccolti. Quindi questa azienda ha fatto la raccolta sulla panineria Poldo, che però riduce il suo volume di rifiuti, come tanti altri negozi, come tanti altri commercianti, per esempio i parrucchieri, ok? Riducono cioè azzerano i loro rifiuti per il periodo della chiusura, pertanto gli doveva dire: siccome c'è questa condizione imposta dal governo, dobbiamo rinegoziare il contratto, ridurre il capitolato per quei 2 o 3 mesi che riguardano la chiusura, perché tu davanti alle porte di questi commercianti non ci devi neanche passare a fare la raccolta e io non te la devo pagare. Invece lui Esatto. se n'è fottuto, sia chiaro, se n'è fottuto, la dobbiamo dire la verità. Ha lasciato il contratto non rinegoziato e giustamente l'azienda si è fatta i giri davanti alle saracinesche chiuse che non avevano prodotto, non avevano messo fuori neanche un rifiuto.
D'accordo? Quindi l'azienda, se gli fa un ricorso, lo vince, perché lui aveva un obbligo, rinegoziare. No, per giunta ci invita a pagarla per intero. Chi ha i soldi? Ma chi è che ha i soldi a Siracusa in questo momento? Chi? Va bene, ok, chi ce l'ha la paga per intero, tutti quelli che invece non hanno prodotto rifiuti, perché la dovrebbero pagare. Certo, bravo Sara. Allora, l'articolo 3 del regolamento del regolamento Tari del comune di Siracusa, così come prevede la norma nazionale, cita i presupposti al comma 1, 2 e 3, i presupposti perché si paghi la Tari. E se noi li leggiamo, i presupposti fanno sì che in questo caso ci deve essere l'esclusione dal pagamento Tari, il ricalcolo dell'importo dovuto per i mesi di chiusura, perché dice così sostanzialmente, ve lo sintetizzo, va bene, sono in totale 9 righe, dice così: se tu non puoi produrre rifiuti per un'imposizione di legge, allora deve essere ricalcolato il tributo da te dovuto. Bene, per farlo lui intanto, ad evitare un debito fuori bilancio, doveva dirgli all'azienda: rinegoziamo il contratto per tutto il periodo della pandemia e riduciamo ed escludiamo dal capitolato quel servizio che non mi devi erogare per legge. Non l'ha fatto. Non l'ha fatto, sì. Guarda, Silvia, scusami, lunedì 18 mi pare che sia. Sì. Attenere a determinate normative per ospitare i vostri clienti. Ma voi avete lo spazio per fare tutto questo oppure no? No. Quindi come lavorerete Silvia? Lavoreremo con le consegne a domicilio e chi vuole venire a ritirare il panino entrerà uno alla volta. Ah, perfetto, ok. Non abbiamo altre alternative. Ma giusto, Silvia, ascoltami. Sì. E secondo il tuo punto di vista cosa dovrebbe fare? Cioè tu fai finta che sei un amministratore, un'amministratrice, qualcosa. Cosa dovrebbe fare un primo cittadino che voi non me lo sentite vicino? Perché non c'è effettivamente, non c'è sia come persona, sia non c'è fisicamente, cioè lui fa solamente teatro. Cosa dovrebbe fare un sindaco in questa emergenza Covid-19, secondo te, a favore di tutti i commercianti, di lontani, tutta la gente bisognosa? Perché poi, Salvo, mi devi spiegare, poi tu, facciamo parlare a Silvia, mi devi spiegare, Salvo, perché molta gente mi chiama, mi telefona, buffa, ma io non posso mangiare, ma questo buono spese che cos'è? Ma questo perché non me l'hanno dato a me che sono bisognoso? Che cosa hanno fatto anche lì, compare e comparegli? Vai Silvia, e poi risponde Salvo. Il nostro primo cittadino in primis doveva fare quello che non ha fatto, in poche parole. Doveva tutelare innanzitutto i cittadini, vista questa pandemia. Poi per quanto riguarda i buoni spesa, se andate a leggere, per uno o due componenti, i buoni erano di 300 euro. Guarda caso, a tutti sono arrivati i buoni di 100 euro in un'unica soluzione. Quindi il mese successivo non arriverà niente. Cioè, mi spiegate due persone come fanno a mantenersi un mese con 100 euro e il mese successivo sono a zero nuovamente? Le altre 200 euro che mancano dai buoni pasto, dove sono andati a finire? Lì secondo me c'è un accordo, c'è un complotto. Tieni questo, dai questo rimane, perché non c'è altra soluzione. Chi è Salvo che gestisce tutti questi buoni spesi nell'amministrazione di Siracusa? Questo non mi è chiaro neanche a me. La politica. Tra l'altro io non capisco perché è un buono spesa che è già praticamente sugli accreditamenti dei supermercati. Oh, il buono spesa io lo posso spendere ovunque, me ne posso andare ora perché c'è qui Silvia, me ne posso andare da Poldo, glielo do e lei mi dà il panino perché è un assegno circolare. Ma spiegare a me perché invece tutto ciò accade all'interno di soltanto qualche supermercato, qualche catena, grossa catena catanese. Al supermercato ti dicono chiaramente che hanno fatto una convenzione.
Ma la convenzione non è prevista. Io che ricevo il buono pasto sono obbligata ad andare al Penny, sono obbligata ad andare al CRAI perché ho quella tessera. Ma non funziona così. Non può funzionare così. Ma insomma, ma la procura apra gli occhi, controlli. È un'altra cosa che mi preme sottolineare, sempre per venire incontro ai cittadini. A me non viene. Ma voi lo sapete che la Regione Sicilia ha mandato per tutti i comuni della Sicilia le mascherine? Lo sapete? Dove sono quelle di Siracusa? Dove? C'è un Silvia, Siracusa. Scusa, Silvio ha cambiato posizione. Ecco, perfetto. Sì. Dove sono le mascherine dei siracusani che dovevano essere consegnate porta a porta? Tutti i comuni d'Italia hanno ricevuto da parte dell'amministrazione delle mascherine, anche una. Ma è un gesto, è un segnale. Ora, le mascherine che ha donato la comunità cinese, Caidus ha fatto la passerella, perché il sindaco si è fatta la passerella. Sì, le mascherine, le ha prese, ma dove sono? Erano per i siracusani, non erano perché lui le potesse donare a chi volesse lui. Perché dal video che abbiamo visto tutti, i cinesi le hanno donate alla città di Siracusa, giusto? Dopodiché lui... O comunica anche a chi le sta regalando degli amici suoi, chi sono amici suoi quelli a cui le regalate. Ok, non si può fare bello lui con una donazione fatta a ogni singolo cittadino siracusano, d'accordo? No. Che fino hanno fatto qualcuno se l'è chiesto? No, nessuno. E poi ci sono i devoti del sindaco perché gli ha fatto favori, solo per questo possono essere devoti. Non ci sono altre motivazioni, perché una cosa buona a Siracusa costui non la sta facendo. Poi io, Salvo, scusa, ti chiedo scusa. E Silvia, mettiti più accento, ti sei uscito fuori, Bravissima. Io ti chiedo scusa, questo partito che doveva fare Mare Mondi a Siracusa, 5 Stelle, che poi ha fatto un accordo col sindaco Italia e l'ha sostenuto in campagna elettorale, che oggi i cittadini dovrebbero sapere chi l'ha votato sono stati falsati, giusto? Sa, perché prima... Ora ti dico con l'accordo che hanno fatto 5 Stelle, tanto l'ho denunciato, l'esposto ormai è depositato in procura è da circa una settimana, quindi dove denuncio la Scala e il sindaco, e ci andrà di mezzo anche il segretario generale, perché io denuncio la nomina del capo di gabinetto del comune di Siracusa, che è sindaco di Ferla. Non si capisce come mai questo viene nominato a oltre 3.000 euro al mese, ma chiedo se c'è incompatibilità. Tra l'altro, questo non pare manco un capo di gabinetto, pare un assessore, perché va lui a parlare di Siracusa in giro per il mondo e non è il compito di un capo di gabinetto. Comunque, andando in breve, io chiedo una relazione ai revisori legali sulla conformità di legge di questa nomina e la mancanza di conflitto di interesse con il ruolo che lui svolge a Ferla. Il presidente del consiglio comunale riceve e ho nota di protocollo la mia richiesta di relazione da trasmettere ai revisori legali. I revisori per iscritto in aula dicono non mi è mai pervenuta, quindi già la prima omissione del presidente del consiglio comunale. Successivamente in aula io nuovamente chiedo la stessa cosa, ed era maggio 2019, chiedo la stessa cosa e chiedo anche una relazione al sindaco, che era assente ovviamente, e al segretario generale. Lo sai quando hanno pubblicato questa cosa da maggio 2019? La responsabilità della mancata comunicazione del presidente del consiglio comunale, della mancata pubblicazione del presidente del consiglio comunale del segretario generale. Lo sai quando l'hanno pubblicata? Febbraio 2020, quindi da maggio 2019 viene pubblicata a febbraio 2020. Ma perché questa risposta al Movimento 5 Stelle? Perché il presidente del consiglio comunale di Siracusa è del 5 Stelle, che era tutta una cosa col sindaco che si è nominato il capo di gabinetto. Sappiate, Movimento 5 Stelle, che siete tutta una cosa con tutti quanti gli amministratori attuali della città di Siracusa, con quelli che tappezzano le buche con l'asfalto a Siracusa in Ortigia. A proposito di buche, due giorni fa mio padre è caduto su Viale Scala Greca, grazie all'asfalto che abbiamo,
e si è fatto molto male anche perché lui ha già i suoi problemi. Non l'ho potuto portare neanche in ospedale, vista la situazione, perché comunque dicono casi zero, ma anche 2 mesi fa dicevano caso zero e c'era il covo all'interno dell'ospedale. E quindi io mi ritrovo a casa a curare mio padre senza poter usufruire del sistema sanitario di Siracusa e Ah, hai senza fatto. poter denunciare l'accaduto, perché sappiamo benissimo che senza referto non si può denunciare l'accaduto. Quindi dove viviamo? Ah, quindi Silvia, fammi capire, quindi tu non hai fatto una denuncia all'amministrazione perché deve essere risarcita del danno? Ci vuole un referto. Lei, cioè, io non posso portare mio padre in ospedale non sapendo che situazione c'è all'interno. Certo. Va Certo. bene, ragazzi, io direi abbiamo fatto circa 20 minuti di bella chiacchierata. Se salvo da dire qualcosa è libero, però Silvia, ti voglio fare una domanda. Io non ti conoscevo. Ho visto le tue capacità, come ti esponi, ma ti piacerebbe fare l'amministratore di questa città? Io ero una candidata a consigliera comunale, ma i miei voti sono scomparsi. Ma Anche quelli. ok, salvo, concludi. La conclusione è semplice. Io spero che si faccia giustizia, che il 28 Siracusa abbia una risposta trasparente, non condizionata, Però dalle. dobbiamo stare con gli occhi aperti per quello scoop che ci hai dato all'inizio. Certo, ci dobbiamo stare. Io non ho paura che la signora poi si indispettisca e si metta contro di me, perché a me non mi può fare nulla, sia chiaro, a me non mi può fare nulla. Quindi vedremo giorno 28 Chi come cammina non parleremo. ha paura di nulla. Esatto. Io allora faccio sempre un plauso e mi piace ascoltarlo sempre a Salvo Castagnino, perché secondo il mio punto di vista non gli sto facendo uno spot elettorale, perché l'unico, come ho detto all'inizio, che fa opposizione in questa città, e quindi è arrivato il momento di occupare altri ruoli importanti a livello regionale o non si sa mai anche a livello nazionale, perché questa gente no, la sta stando. Questa gente è quella che noi vogliamo, gente battagliera e gente che lavora. Grazie a tutti, vi auguro una buona domenica e sperando di avervi ospite qualche altra volta. Arrivederci, grazie. Grazie, buona domenica. Ciao, ciao.